2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il non poter attribuire ai figli anche il cognome materno. L'applicazione di questa sentenza è diventata immediata, per cui l'ufficiale di Stato civile deve accogliere la richiesta di poter far sì che il bambino abbia sia il cognome paterno che il cognome materno. E questo deve venire al momento della nascita e su accordo di entrambi i genitori. La domanda deve essere presentata alla direzione sanitaria entro 3 giorni dal parto o entro 10 giorni all'ufficiale di Stato civile, da entrambi i genitori se non sono coniugati, oppure da un solo genitore se è coniugato. Il cognome materno segue quello paterno. In una coppia non coniugata, il figlio viene riconosciuto al momento della nascita da un solo genitore, l'altro genitore lo può riconoscere dopo col consenso del primo genitore. In questo caso il bambino avrà il cognome del primo genitore che l'ha riconosciuto. Se invece la coppia vuole dare anche l'altro cognome del genitore che l'ha riconosciuto in un momento successivo, deve fare un ricorso al giudice. Il giudice può, su accordo dei genitori, aggiungere e anche sostituire il cognome. Qualora ci sia in una famiglia un altro bambino nato prima del 2016 e che quindi ha il cognome unico, in questo caso i genitori potrebbero rivolgersi al prefetto facendo una domanda motivata in modo da consentire che anche il primo figlio abbia 2 cognomi.